Costante è un'azienda di piccole e medie dimensioni con 8 ettari a Brunello, ma soprattutto un'azienda storica di Montalcino. Com'è cambiata la vendemmia? La vendemmia non è cambiata assolutamente perché quello che si faceva 200 anni fa in questa azienda si fa tuttora. L'importante è produrre poca quantità e scegliere il momento giusto per vendemmiare, che è fondamentale nel Sangiovese. E si vendemmia normalmente tra i fine settembre e inizio ottobre. Quest'anno, vista l'estate così calda, le piogge a fine agosto, c'è stato un leggero anticipo, ma direi siamo una settimana in anticipo sulla media degli ultimi 20 anni. Come si fa la vendemmia poi nella pratica? Ma la vendemmia è molto semplice, perché l'importante è lavorare bene nella vigna. L'importante è che quando si arriva a cogliere l'uva sia tutta, vedete com'è tutta pulita, tutta già selezionata, perché con il Sangiovese bisogna sempre avere la possibilità di scegliere. Nel Sangiovese bisogna, quando si pota, quando si fa il diradamento, quando si toglie l'uva prima della vendemmia e poi la vendemmia stessa, bisogna avere sempre la possibilità di scelta. Questo è il motivo per cui è molto difficile meccanizzare con il Sangiovese, perché chiaramente l'uomo tutte le volte che taglia può prendere una decisione che la macchina non riesce a prendere. Dopo aver scelto e tagliato ogni grappolo di Brunello, cosa accade? Ma niente, l'uva viene fermentata, l'uva fermenta normalmente dai 15 ai 20 giorni a contatto con le bucce. Le bucce sono molto importanti perché contengono i polifenoli, i tannini che servono appunto per il colore dell'uva, ma anche per l'invecchiamento per il colore del vino e per l'invecchiamento del vino. Fare il vino sinceramente è molto, non dico che è semplice, però è un processo naturale, e il segreto del Brunello non sta in quello che si fa in cantina, in fermentazione, o quello che si fa in invecchiamento. Il segreto del Brunello sta qui appunto nei vigneti, nel terroir che abbiamo a Montalcino, che è un insieme di terreno, microclima, ma anche storia, tradizione e cultura familiare. Costanti da secoli fa la vendemmia sempre nello stesso modo, ma la vendemmia 2012 com'è? Qui siamo quasi a 500 metri di altitudine sul livello del mare. La zona è la zona più classica di produzione del Brunello di Montalcino, tanto è vero che siamo vicini di Biondi Santi, considerato il padre del Brunello. In questa zona l'uva l'annata è stata piuttosto calda, abbiamo avuto un'estate piuttosto calda e abbastanza siccitosa fino alla metà. Fino alla fine di agosto. Sicuramente sarà un vino piuttosto alcolico, ma che mantiene comunque un ottimo tenore di acidità, che è appunto una caratteristica di questa zona e di questo terroir. Quindi nasceranno dei vini un po' più alcolici, comunque molto vocati anche all'invecchiamento. Io penso che sarà una grande annata, e considerando anche il fatto che la produzione da un punto di vista quantitativo è fortemente ridotta, perché abbiamo stimato una produzione di circa il 20% in meno rispetto all'annata precedente.